Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sulla serie della costruzione di un palazzo. Allora, nello scorso episodio ci siamo lasciati con, mi sembra tipo solo questo piano, fino a qua, quindi calcestruzzo e poi basta. Io ho fatto un altro piano e poi qua mi sono bloccato. Mi dispiace ma dovevo bloccarci qua perché questo mondo è troppo profondo e quindi abbiamo già raggiunto 256 blocchi. Io volevo fare un palazzo altissimo, ma non è possibile. E sinceramente non ho voglia di riniziare da capo. Ecco. Allora, avrete già visto qualcosa? Ho fatto la facciata per rendermi un attimo l'idea di come sarebbe venuto alto. Più o meno come volevo. Cioè, lo volevo più alto, però mi accontento, ecco. Al primo piano, qui nel piano terra, ho fatto un semiparcheggio. Qua ho fatto una macchina che entra. Qua avevo messo una cesta con diversi blocchi. Qua ho messo una moto, che ho trovato su internet, è molto carina anche, perché c'è questo Minecraft che sembra tipo il sedile. Qua, aiuto. Controlli. Ok. Questa qua invece è una macchina un po' più da corsa. Mentre qua c'è tipo il posto per i disabili con la carrozzella. Questo qua, per chi non lo conoscesse, è il logo della Mojang. Qua c'è tipo un ascensore. Non l'ho voluto fare coi pistoni perché non era possibile in questa versione. Poi un attimo, 2 secondi. 2 secondi ancora. Ok. Allora, questi muri sono bianchi, quindi in blocco d'ossa, perché non sono muri non sono muri portanti, mentre queste qua sono colonne e questi qua sono, neanche sono muri portanti, però sono muri esterni. Questi qua invece sono muri divisori. Ho fatto una sorta di cancelletto, si apre e c'è un arredamento molto semplice. Questa qua è la cucina. Ho messo questo reso spack perché è molto futuristico e gli occhi dell'Ender sono molto, cioè sono simili ai fornelli. Allora, questa qua è l'aspiratore, qua c'è il lavandino e qua c'è il frigo. Qua c'è un computer, che in realtà questa qua è, è una zucca. Qua ci dovrebbe essere il letto, ma con la nuova versione non funziona, quindi mettiamo questo. Questo qua è tipo nei bar cinesi, non, cioè l'ho visto su internet, ci sono tipo anche da noi qua, ci sono questi spazi dove si balla con tutte le immagini che appaiono davanti così. Poi, aiuto, non riesco a passare. Poi qua c'è anche qua tipo uno stereo. Qua ci dovrebbe essere il letto. E qua c'è sempre un piccolo cucinino. Ora, oggi pensavo di sviluppare in altezza e fare tipo sopra un attico. Perché, come sapete, al piano terra c'è appunto il piano terra con 1 metro di altezza dal suolo. Poi ci sono i vari appartamenti, ne ho fatti solo 2 perché volevo farne di più, ma non ce l'ho fatta. E poi qua c'è l'attico che è gigantesco, con anche il balcone. Ho fatto, anche se non bisognava farlo, l'impianto elettrico per primo. Anzi, cioè doveva essere una cosa finale, ma l'ho voluto fare per non, dicevo, per non rendere le cose un po' più complicate. Allora, quindi andiamo a fare come abbiamo fatto di sotto. Prendiamo il quarzo e visto questi, questo e questo. Allora, vi faccio vedere per ora una colonna come verrebbe. Qua, ecco, appunto qua si sale qui e a livello questo si mettono, a questo livello si mettono i blocchi di marmo, in questo caso le slab. E poi, dove occorre, per esempio qui, facciamo una colonna. Alta 5. E quindi viene qua, così. Ci vediamo quando l'ho finito, in un certo senso. Speriamo.
Abbiamo quasi finito, sto facendo le pareti, quelle esterne. Poi dopo intaglieremo le finestre. Dopo andremo a fare anche il pavimento. Naturalmente nella costruzione reale si fa prima tutto lo scheletro, quindi prima tutte le colonne, poi tutti i muri, poi le varie scale, poi i muri divisori e dopo ancora i pavimenti, quindi proprio alla fine vengono fatti i pavimenti, però noi abbiamo voluto fare così all'inizio. Prendiamo proprio i blocchi interi di marmo, così è più facile piazzarli. Bellissimo blocco di marmo. Allora, cioè, sta anche nevicando, quindi avete un'idea di quando sono di quanto sono stato qua. Sta un po' diventare anche giorno. Comunque, volevo dire, per la serie di Clash Royale mi dovete dire nei commenti cosa io devo fare, se no non posso fare niente. Ok, qua abbiamo fatto, perché qua si vede la luce, non lo so, però ora dobbiamo andare a fare il tetto. Andiamo a farlo. Tanto l'attico è tutto uno, quindi non dobbiamo fare muri divisori né nulla, né nulla di altro. Ah, giusto, non posso piazzare i blocchi qua sopra. Come non posso piazzare i blocchi qua sopra? Ah, giusto. Prendiamo l'acqua. Grazie acqua che non fai niente. È così bella la neve, soprattutto quando finisce. Ora, temporale. Alleluia. Tolto la neve più. Beh, hanno tipo una sorta di moquette. Questa qua è sempre, dico sempre, cioè forse l'ho già detto, non so. Questa qua è una colonna provvisoria in un certo senso, non è portante. È per quello che l'ho fatta in quel materiale. Magari qua ci facciamo la scala per salire, quindi tappiamo su un pochino, troppo proprio. Poi ci prendiamo tanto questo. Finestroni giganteschi. Magari su. Qua non li faccio. Sono così. Poi tanto per voglio spawnare un po' di villager. Già, e come fanno a salire qui? Ok, salgono da qua. Poi facciamo così. Ecco, e poi ora ci facciamo anche le sabuzzine per entrare proprio.
Cioè, qua facciamo un corridoio. Quindi qua prendiamo il blocco, questo. Facciamo un corridoio. Con qui l'entrata. Poi, naturalmente si potrebbero intagliare queste colonne, ma tecnicamente no. Secondi. Stavo caricando il video di 40 iscritti, tra poco uscirà forse. Ce la faccio perché è al 74%, ma è da 2 giorni che lo è. Perché non so se lo sapete, ma per caricare un video ci vuole 2 ore e mezza. Anche se tipo da un quarto d'ora, 2 ore e mezza. Potrei tramutarli in il codice del file, quindi da DVD a da AVI, quindi a quello veloce, non mi ricordo il nome, tipo SVI. Però il software di codifica mi ha dato sempre un sacco di virus sul computer, ho provato ieri, mi erano messi 3, quindi l'ho disinstallato. Ok, ci siamo. Ora qua io vorrei fare un cornicione, ma non si può. 2 secondi e troverete qua tutto rimodernato in un certo senso. Se mi ricordo come si fa. Allora, ho fatto. È da tantissimo che sono qua. Allora, praticamente si entra da questo magnifico ascensore. Con già l'impianto pronto, si entra con queste 2 porte, con questo muro divisorio, con diversi quadri. Qua c'è la sala da pranzo, qua fuori si intravede una parabola, qua c'è sempre il solito cuscinino, qua c'è il computer con la tower, il mouse, la tastiera del computer, questa volta spento, qua c'è il letto, qua c'è un cactus, qua c'è il bagno, bellissimo, perché ti arrivi qua, ti lavi le mani, magari questo qua lo metto qua, no dai no, qua ti lavi le mani, poi ti togli, ti apri, lo fai soffocare, 2 secondi, dicevo, lo fai soffocare, infatti sta morendo, e poi ti togli lì, ti fai la doccia, ah, che bellezza. Qua come sempre c'è questo meccanismo qua con l'acqua e qua col pistone. Che ho già fatto vedere in un tutorial. Ti odio. Odio male, mia madre. E poi ti togli l'acqua. Ecco. E quindi questa qua è la camera con qua tipo uno schermo gigantesco. L'impianto elettrico è già finito. Le piastrelle sono già state spezzate. Piazzate, non le spezzate. E l'unica cosa che manca è la piantina. Come si fa a fare la piantina? Prende la piantina, quindi mappa, map, si va sopra l'edificio e si fa così, bam. Così abbiamo la piantina esterna dell'edificio. Con, si vede qua, a lato, qui, la parabola. Eccola. Questa qua è la parabola. Quindi abbiamo anche la piantina. Quindi siamo in regola. Siamo in regola. La posizioniamo qui. E così abbiamo finito. Quindi
Quindi ragazzi, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Se appunto vi è piaciuto, lasciate like, condividete il video e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E ditemi altre costruzioni da poter fare, seguendo sempre lo stesso procedimento, affinché riusciremo a costruire una città, una sorta di città, quindi qua con una strada, poi tipo una casetta, diverse casette, un supermercato, così. Fatemi sapere voi. E niente, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti. Che strano, si vede tutto buio. Ciao a tutti.